L'Abruzzo non è autosufficiente sul fronte della raccolta di sangue e plasma. A lanciare l'allarme il Centro regionale per la raccolta di sangue, che in linea con il dato nazionale segnala un preoccupante calo delle donazioni che inevitabilmente in estate si tradurrà in una carenza di sangue. Meno 3,2% di raccolta plasma in Abruzzo contro il meno 5,4% nazionale e meno 0,6% di raccolta sangue contro il dato italiano del meno 7,7%. Tra le cause di questo calo della raccolta c'è senza dubbio il riallineamento delle liste d'attesa per gli interventi chirurgici posticipati per la pandemia, unitamente alla mancanza di personale medico nei centri trasfusionali. In Italia mancano infatti 470 medici nella rete dei servizi. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, fa il punto della situazione. Senz'altro c'è un allarme dettato come la situazione nazionale, ma soprattutto perché nella nostra regione abbiamo messo in atto un piano per ridurre le liste di attesa delle chirurgie programmate, quindi abbiamo ancora più bisogno di questo plasma ed è proprio per questo che abbiamo attuato delle misure sia per riorganizzare a livello del nostro sistema sanitario con maggiore personale, con un aumento di ore e quindi un processo di reingegnerizzazione di tutto il piano sangue della nostra regione, ma soprattutto anche da un punto di vista sociale una campagna di informazione, di sensibilizzazione. Abbiamo anche deliberato quelli che sono i protocolli per le nuove convenzioni con le associazioni. I dati sono stati diffusi in conferenza stampa in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, celebrata il 14 giugno. Quest'anno, con lo slogan «Donare il sangue è un atto di solidarietà, unisciti a noi e salva le vite», che vuole essere un invito a sensibilizzare nuovi donatori. Pasquale Colamartino, direttore del Centro Raccolta Sangue regionale, che l'Abruzzo è autosufficiente. In questo momento no. In questo momento stiamo mantenendo in equilibrio la rete trasfusionale abruzzese attraverso il sostegno di altre regioni, però anche questo meccanismo ormai non è più utilizzabile perché anche nelle altre regioni, quelle che tradizionalmente producono di più, tipo la Lombardia, l'Emilia Romagna, ci sono grandissimi problemi. I dati in generale in Abruzzo come in tutta Italia in questo momento, soprattutto nei primi mesi del 2022, stanno mostrando un calo veramente preoccupante. Non assistevamo a situazioni di questo genere ma da tanti anni. Abbiamo due grossi problemi, l'impatto della pandemia sulla popolazione dei donatori, quindi c'è una minore disponibilità al dono e dall'altra parte abbiamo problemi organizzativi perché c'è una grande difficoltà a reclutare medici. Queste due cose messe insieme stanno determinando una specie di cortocircuito, quindi è fondamentale in questa settimana in cui si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue lanciare un appello a tutti i cittadini e a tutti i donatori prima di andare a partire per le vacanze, di venire a donare perché abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti.